Siamo in diretta da Cerasa, guardate che situazione, qui ha ripreso, c'è una tormenta di neve in corso, qui è bufera, guardate, lo vedete dal vetro, non è che è sporco il vetro, qui c'è proprio una bufera di neve in corso. Ciò che il comune di San Costanzo ha dovuto affrontare nei giorni scorsi è qualcosa di assolutamente straordinario ed inatteso per tipo di evento atmosferico, per intensità e per durata. Qualcosa che ha messo ai ferri corti la macchina dell'emergenza comunale che, comandante in capo in testa, ha fronteggiato con tutti i mezzi e gli uomini disponibili, praticamente ininterrottamente da domenica notte scorsa. Stiamo caricando con i mezzi la neve sui camion perché naturalmente dobbiamo anche poter liberare parcheggi e quant'altro, e tra l'altro è caduta una quantità di neve tale da aver determinato degli accumuli enormi e per cui dobbiamo materialmente portarla via con i camion, proprio perché non possiamo certamente aspettare che sgeli da sola, e ovviamente quindi la stiamo trasportando. Anche nella mattinata di oggi, dopo una breve pausa nelle scorse ore, le nuove precipitazioni hanno imposto ai mezzi di ricominciare da capo il lavoro fatto nei passati giorni e agli uomini di adattarsi anche a nuove esigenze, mostrando una flessibilità che ha consentito di superare anche i momenti più critici. In questo caso siamo qua con la ditta Vesprini, con il nostro operatore Luigi Vesprini, che è stato uno tra gli attivissimi operatori di questa emergenza neve. Sono qua anche con uno dei miei agenti della municipale, Riccardo Mancini, quindi io ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno dato il loro contributo operativo, organizzativo per la gestione di questa emergenza neve, che è stata veramente straordinaria sotto tutti i punti di vista. Tenete conto che questi ragazzi che sono stati sui mezzi hanno anche nell'arco della stessa giornata guidato ininterrottamente anche per 10-12 ore. Anche voi insomma avete avuto un bel da fare da domenica. Diciamo di sì. Sempre senza sosta. Senza sosta. 12 ore continuate. Stamattina siamo stati nei luoghi dove cittadini e maestranze sono state messe a dura prova, accompagnati dal primo cittadino e dalla polizia locale, constatando con mano quanto alle volte il rapporto diretto con il cittadino valga più di 1000 ruspe che comunque non hanno mai spento i motori. Sindaco, allora questo è un mezzo comunale che ha una particolarità apposta, creata per queste evenienze. Allora, questo è un mezzo comunale, la terna comunale, guidato da uno dei nostri operai che è Paolo Campitelli, e questa pala, adesso vi farà vedere come funziona, ecco, vedete come scorre? E viene utilizzata appositamente questa, ovviamente per quanto riguarda la formazione delle cunette stradali, per fare le cunette stradali, ma in questo caso si rivela particolarmente utile anche in caso di neve, perché scorrendo in questo modo ci consente naturalmente di graduare anche a seconda degli spazi, anche a seconda della larghezza delle strade, e quindi di pulire correttamente. In evenienza ovviamente non di neve, invece la utilizziamo normalmente per quanto riguarda il rifacimento delle strade e il rifacimento delle cunette. Come state vivendo queste giornate così di clima rigido, di neve? Stiamo in casa, termosifoni accesi, camino accesi, il sindaco che ci sentiamo sempre e ci vediamo.